I carabinieri del nucleo operativo di Noto, su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, hanno sottoposto a fermo indiziario di delitto due allevatori catanesi, padre e figlio, che nelle ultime settimane avrebbero appiccato diversi incendi tra i boschi che idealmente abbracciano l'antico borgo medievale del comune di Buccheri, alle porte di Siracusa. I due, mettendo in pericolo anche le abitazioni e gli stessi residenti, avevano l'obiettivo di incendiare quanti più ettari possibili di macchia mediterranea, di uliveti, di frutteti, tutto al fine di ampliare il loro area di pascolo. Tutti i roghi erano pianificati con lucida e criminale attenzione. Prima di operare, vedevano le previsioni meteo, verificavano le temperature, vedevano addirittura la direzione del vento, al fine di poter dirigere le fiamme verso le terre di loro interesse. Durante l'attività di intercettazione è emerso infine che per il giorno di Ferragosto i due allevatori avevano l'animo di fare un incendio perfetto. Un unico grande rogo che ripulisse, così dicevano tra di loro, tutto intorno l'area di Buccheri, in maniera tale di avere l'anno prossimo un ampio pascolo sempre a loro disposizione.